Che cos'è l'influenza? Alcuni risponderanno che è una malattia, altri che è un virus, altri ancora che è un contagio. Tutte risposte esatte. Spesso diamo queste risposte pensando a questo tipo di influenza. Ma c'è un altro tipo di influenza che ugualmente può essere contagiosa, quella che fa parte del nostro modo di parlare e di agire. Per esempio, quando qualcuno ci riempie di notizie negative, di modi di pensare negativi, in modo incessante, che riescono appunto a influenzarci. L'influenza però non è sempre negativa, esiste anche quella positiva, solo che la usiamo poco. Spesso purtroppo siamo influenzati dal malumore comune. Basta accendere la TV o entrare in internet che vediamo odio, tristezza, dolore. Se ci mettiamo a pensare, scopriremo che i media ci riempiono di cose negative e automaticamente il nostro stato d'animo cambia. Ma come ho già detto, l'influenza può essere anche positiva. Anzi, lo deve essere. È vero, infatti, che basta che guardiamo qualcuno che ride, che subito dopo cominciamo a farlo anche noi. O quantomeno sul nostro viso si stampa un sorriso. E se ci domandassimo il perché, dovremmo ammettere che lo abbiamo fatto perché rideva l'altro, quasi senza un reale motivo. O quante volte è capitato di avere una giornata storta e incontrare una persona che ti sorride e inizia a dire solo cose positive. E quella giornata storta prende un'altra piega, una piega positiva. Ogni individuo dovrebbe essere consapevole della propria influenza e usarla per la felicità dell'altro, attraverso la forza vivificante della fede, il coraggio di mettersi in gioco, la dolce fragranza dell'amore, che è l'unica dalla quale ogni creatura è attratta. Chiunque avrà contatto con una persona positiva sarà influenzato dal suo stato d'animo e dal suo pensiero positivo, anche se prima di incontrarla era depresso o irritato. La realtà è che siamo circondati da fatti e pensieri negativi, ma il vero problema è che non rispondiamo positivamente a questi fatti e a questi pensieri, ma ci lasciamo affogare, impassibili. Il nostro compito, quello di noi cristiani, è quello di trasmettere la gioia, la fede, la speranza, la carità, la voglia di vivere, proprio in questo mondo e proprio in questi tempi. A chi ci dice o scrive che questo virus ci ha messo in ginocchio, dovremmo avere la forza di rispondere sì, ma ci stiamo rialzando. E rialzarci è già un fatto positivo. Chi invece si fa influenzare negativamente penserà di essere ancora in ginocchio anche se sta già camminando. Agendo nel modo positivo, scopriremo che qualsiasi persona irritata o disperata che viene a parlarci non ci influenzerà con il suo stato d'animo. Ma sarà contagiata dal nostro positivismo, dal nostro modo di vedere la realtà, così com'è. In questo tempo dove siamo invasi da pensieri e notizie negative che ci sono vendute dai media, è urgente andare controcorrente. È necessario mostrare il sorriso ad un'umanità che non sa più sorridere. È necessario mostrare la voglia di vivere a tutte le persone che non hanno più voglia di farlo e che cercano solo di sopravvivere. Essere vivi, questo è il motivo per essere felici. Fino a quando siamo vivi abbiamo sempre qualcosa da dire a questo mondo. La persona si fa schiacciare dalla negatività solo quando sta perdendo piano piano la voglia di vivere e smette di lottare. E così facendo si trova incapace di vivere
e si rende conto che sta solo sopravvivendo. La persona positiva che gli dice che siamo alla frutta non piange, ma risponde: allora c'è ancora tempo per il caffè. Vuol dire c'è ancora tempo di dire la mia, c'è ancora tempo per fare qualcosa. La persona positiva dà iniezioni di speranza a questo mondo che ha spesso smesso di sperare, avvolto dalla tristezza e dalla solitudine interiore. La vera tristezza non è quando la sera non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nessuno e più niente nella tua vita. La solitudine più nera non la soffri quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più. Ai media che ci vogliono influenzare e far credere che non c'è niente di positivo, bombardandoci di notizie negative ed escludendo dalle loro scalette le notizie positive, per farci rassegnare e sopravvivere, dobbiamo rispondere no. Facciamo capire che noi non ci rassegniamo, noi speriamo, noi lottiamo per un mondo migliore. I media ci vogliono far credere che il male sta sconfiggendo il bene e che ci dobbiamo rassegnare, ma non è così, perché Cristo, con la sua risurrezione, ci ha mostrato